Nel mio girovagare per l'eShop spesso mi imbatto in giochi a prezzi irrisori che promettono di regalare ore ed ore di divertimento. Purtroppo però l'esperienza mi ha insegnato che non sempre è così. Poi mentre scorro i titoli, una pallina rosa cattura la mia attenzione. Un nuovo gioco di Kirby è uscito sul mercato e senza pensarci due volte lo acquisto. Beh, il motivo è molto semplice. Da amante del brand so per certo che Kirby mi regalerà ore di divertimento. Cosa che vale anche per questo episodio. È un episodio spin-off, ma ha tutti i personaggi della serie che abbiamo imparato a conoscere, ovviamente ha tutte le abilità di Kirby, che però non sono disponibili fin dall'inizio ma verranno sbloccate mano a mano che avanziamo con la storia. Storia che ruota attorno a una certa torre, una torre che ha diversi piani al suo interno. E sono in totale 30, ma sono divisi in 4 capitoli principali. Sì, lo so che sembra strano, una torre da 30 piani divisa in 4 capitoli? Come funziona? Molto semplicemente, iniziamo il primo capitolo nel quale possiamo scalare solo 5 piani. Nel secondo possiamo scalarne 10, nel terzo 15 e poi nell'ultimo e quarto capitolo facciamo un balzo direttamente a 30. Il che è un po' strano, ma capirete presto il perché. Intanto inizio subito dicendovi che in questa avventura Kirby che aspirerà sì i nemici ma non potrà acquisire le loro abilità. Il perché è presto detto. Noi partiamo con un Kirby che ha già un'abilità e quando aspireremo un nemico che saranno altri Kirby con altrettante abilità, beh non potremo rubargli la sua ma terremo quella che abbiamo scelto all'inizio. Anche se le immagini parlano più di mille parole. Per i primi due capitoli saremo limitati alla scelta di Kirby e uno dei suoi alleati, tra Gui e Waddle Dee. Così come limitata sarà anche la scelta di Kirby e della sua abilità. Man mano che però maciniamo livelli, maciniamo punti, sbloccheremo sempre più abilità, nuovi livelli nel quale combattere poi nelle lotte online e anche nuovi adesivi. Gli adesivi sono molto importanti in questo nuovo gioco di Kirby. Servono ad aumentare il tuo attacco, ad aumentare la tua vita, ad avere una lotta contro il boss più facile o contro Magolor e contro Gui, un boost di potenza. Oppure, la cosa che secondo me è migliore, è un adesivo che aumenta la forza e l'intuito della CPU che ti accompagna nell'avventura. Mi spiego meglio. La CPU in questo gioco è tremenda, ma non quella degli avversari, quella del nostro compagno. A volte sta fermo, a volte salta senza motivo, a volte casca sopra la palla ferrata e quindi si procura danni inutili, a volte lo fa anche la CPU avversaria, che a sua volta ha delle limitazioni. Ad esempio, se riuscite a metterla all'angolo, potrete torzarla di bastonate, letteralmente se prendete Kirby bastone, e non si scollerà più da quel punto, rimarrà ferma lì a prendere le botte. Se perdete però il ritmo, ovviamente la CPU dice un momento si è fermato, fammi saltare, vado sulla piattaforma di sopra e mi libero. Questo se c'è la piattaforma sopra, altrimenti potete continuare a menarla fino a che non vincete. Ovviamente, come in tutti i giochi di Kirby, anche qui avremo modo di recuperare le energie tramite cibo che verrà dato tramite cassa oppure in blocchi di ghiaccio. Avremo anche livelli a tema dove ci sono solo blocchi di ghiaccio, cibo solo in blocchi di ghiaccio, oppure livelli dove tutti si muovono a velocità doppia, dove c'è solo un nemico ma ha un livello enorme. Insomma, cose così, cose che abbiamo già visto però in Kirby. Ma perché allora questo Kirby Fighters 2 è così tremendamente divertente? Perché è un beat'em up. Botte, botte, botte. Solo botte per quelle 3 o 4 ore che il gioco può regalare. Beh sì, purtroppo sono solo 3 o 4 ore, ma per 20 euro non mi aspetterei neanche tanto. Beh insomma, 3 o 4 ore per quanto riguarda la storia principale. E la storia principale potrebbe rivelare una sorpresa. A me non tanto perché me lo aspettavo, avendo una certa conoscenza di alcuni giochi, specialmente Kirby.
Perché una volta che avrete finito la storia principale, avrete sconfitto Twin Woods, il duo cavalleresco e i boss finali Meta Knight e King Dedede, che a quanto pare sono in quel periodo dell'anno che hanno voglia di prendere due sberle da Kirby, arriveremo a un quinto capitolo. Non finisce con il quarto, no, troppo semplice. Vai là, arrivi al 30° piano, sconfiggi King Dedede, seconda fase, perché non sei nessuno se non è una seconda fase, del boss in un beat'em up o in un qualsiasi GDR, li sconfiggi una seconda volta, quindi ci sono i crediti e poi boom, quinto capitolo, la torre è infestata ed è più terribile che mai, affronta ancora una volta tutti e 30 i piani e se perdi dovrai ricominciare dall'inizio. Sì ragazzi, perché se perdete in un qualsiasi livello avrete però la possibilità di, al costo di alcuni punti che vi verranno sottratti, di ricominciare da quel piano. Ma non se siete nel quinto capitolo. E una volta sconfitti ancora una volta King Dedede e Meta Knight, un'altra seconda fase. Bene! Diventano ancora più forti, si mettono una maschera, rigettano la loro umanità e diventano fortissimi. E questa volta il loro pattern di attacchi non è come quello che abbiamo visto nella seconda fase precedente del quarto capitolo, ma bene o male sono sempre quelli. E il modo migliore secondo me per sconfiggerli in entrambi i casi è quando uno dei due sta attaccando, il compagno rimane fermo a guardarlo. Voi andate dietro e lo bastonate come non ci fosse un domani e ripetere fino a che non li sconfiggete. È vero che a volte hanno l'attacco combinato, ad esempio King Dedede lancia gli spaini e Meta Knight li respinge con la spada, ma basta che ti metti dietro a Meta Knight e puoi menarlo e fare danno. Altre volte invece, come la seconda fase del quinto capitolo, è un po' più complicata, hanno più salute, è anche vero però che ci sono adesivi come spilla anti-boss che ti permette di fare più danni al boss. Io con 4 spille anti-boss ho avuto difficoltà e avevo anche adesivi che mi aumentavano l'attacco di tanto. Però ho imparato a mie spese che l'attacco non è fondamentale, ma ciò che conta davvero è la salute. Quindi il mio consiglio è, se potete prendete la salute e non l'attacco, fidatevi. Però se non siete proprio avvezzi a voler finire la storia al 100%, potete buttarvi sul single player, che sarà un attacco al tempo e dovrete completare un certo numero di livelli in difficoltà facile, normale e difficile, alla fine delle quali incontrerete Kirby Ombra. Kirby Ombra avrà la vostra stessa abilità e in base al tempo che otterrete in questa sfida al tempo riceverete dei punti che andranno a sommarsi a quelli che avete già. Ovviamente potete anche controllare quale livello vi serve per sbloccare determinate abilità o determinati livelli o determinati adesivi. Quindi farmate finché non raggiungete il vostro obiettivo. Credo ci siano più di 100 livelli. Va anche detto però che alcune abilità o alcuni amici come Meta Knight e King Dedede vengono sbloccati solo se completate tutti e 5 i capitoli. Però bisogna anche parlare della modalità online. So bene che molti non sopportano l'online di Nintendo Switch perché è pessimo e se uno ha la connessione lenta fanno andare lento anche te, e sì è vero. Però ragazzi, contate che il lag succede non solo su Nintendo Switch, però dipende anche dal gioco. Io personalmente non ho riscontrato problemi, se non durante i tempi di attesa, che a volte mi hanno buttato fuori perché non trovavo nessuno. Diciamo che questo Kirby, una volta finita la storia, può resistere solo di modalità online, non è molto popolato, però insomma qualche matchup lo trovate. Per finire direi che è un gioco che consiglierei solo a chi è avvezzo ai Kirby e chi è fan della serie. Non è un gioco che consiglierei a un casuale, perché lo abbandonerebbe dopo pochi minuti. Ad ogni modo, questo video termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione mostratami. So bene che chi mi segue sa che non faccio questo genere di video, ma sto cercando di variare un po' il contenuto perché sto cercando di trovare una strada su YouTube che non sia solo quella dei soliti gameplay. Vediamo come va. Come sempre però vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre
al prossimo video. Bye bye!